Là dove oggi si trova il mare Egeo, tra la Grecia e la Turchia, un tempo c'era terraferma. Ciò che ne è rimasto è una miriade di piccole isole, alcune delle quali vulcaniche. Da Aghina fino a Nisiros, là dove la terraferma si è abbassata lungo grosse linee di frattura, si possono notare i crepacci di grosse masse vulcaniche. Questo vulcanismo si estende anche all'Asia Minore, raggiungendo anche l'Ararat nel lontano Oriente. Lontano oriente dell'Asia Minore, naturalmente. E anche qui, lungo la costa, si trovano molti segni di un forte vulcanismo nel passato. Questa montagna, per esempio, presso Denizli, arriva a 2500 metri. Ma ancora più appariscenti delle forme vulcaniche sono in effetti le numerose sorgenti calde di quella zona. Andando verso Pamukkale, il castello fantastico, castello stalagmitico, se così vogliamo chiamarlo, per via del calcare che vi si è depositato. Partendo da Izmir, l'antica Smirne, salendo per l'antica valle di Meander, i turchi la chiamano valle di Menderes, troviamo delle fonti calde. Per essere più precisi, una fontana di vapore lungo il pendio, una grande fontana di vapore che proprio recentemente, in conseguenza a un terremoto, questa regione non trova proprio pace, ha raggiunto i 30-40 metri di altezza con i suoi zampilli, provocando una pressione inaudita e un rumore assordante. Si trova in un punto dove nel passato c'erano dei bagni turchi. E che cosa si sta facendo? Si sta cercando, se così mi è consentito di dire, di trarre profitto dal vulcanismo, di ricavarne il massimo del vantaggio e precisamente di metterne a frutto le enormi energie. Questa è una delle possibilità. L'altra sarebbe quella di mettere in mostra le forme vulcaniche e anche quelle post-vulcaniche, come avviene per esempio nel parco di Yellowstone in America, dove queste fontane di vapore in forma di geyser vengono presentate al grande pubblico. Naturalmente sarebbe anche possibile incanalare questo vapore sotto tensione, queste energie immani verso le turbine, così come avviene in Islanda o in Italia. Probabilmente è questo il futuro per questa regione, uno dei futuri possibili. L'altro sarebbe quello di sfruttare turisticamente anche qui le manifestazioni vulcaniche, post-vulcaniche. Sulla strada in direzione di Pamukkale, lungo il fiume Menderes, oggi come 2000 anni fa, troviamo i cammelli. Più tardi ci dovremo ancora occupare di questi cammelli, ma ora qualche indicazione su ciò che ci attende a Pamukkale. Anche qui, singole zolle nettamente divise, originatesi dai movimenti in questa direzione, poi erose. È rimasta questa montagna. A Pamukkale, come qui, dai crepacci profondi, 5-10 km, forse più, salgono i gas vulcanici, l'acqua riscaldata vulcanicamente. A Pamukkale quest'acqua riscaldata ha creato una fantastica terrazza rialzata, una terrazza di calcare, calcare che si è accresciuto lentamente. Nell'esempio che analizziamo, da una tale spaccatura tettonica esce il vapore bollente sul riscaldato. Ma ora torniamo ai cammelli lungo il Menderes, che non vogliono assolutamente occuparsi di tutto questo, se così ci possiamo esprimere. Non sono assolutamente disturbati dall'inquietante rumoreggiare in lontananza. Percorrono la loro vecchia strada come 2000 anni fa, lungo il fiume. Il rombo e il sibilo in lontananza non li disturba assolutamente. Non si preoccupano del traffico che nel frattempo ha invaso anche questo paese. Superano la strada asfaltata come un ostacolo e al di là della nuova strada che conduce anch'essa a Pamukkale, cercano la loro vecchia pista. Nel cielo blu, questa nube minacciosa. La nube di vapore prodotta da questo foro di perforazione. Questo è il foro di perforazione che avete appena visto e questa è la colonna di vapore alta 30 metri. Mugghiando annuncia una nuova era, un'era nella quale si tenterà di sfruttare le forze del sottosuolo per la gente che vive qui. Convogliare il vapore sulle ruote a pale, avviare le turbine e produrre energia elettrica. I tempi in cui qui sul pendio c'era un bagno turco sono quasi dimenticati. Sono rimaste le rovine. È rimasta l'acqua calda che proviene da questa valletta.
Sullo sfondo i bianchi lembi di vapore. Uta e Elke sono in giro per catturare nel registratore i singolari rumori del sottosuolo. Il suolo ribolle e sibila. L'acqua ha una temperatura di 30-40 gradi centigradi. Un odore stantio e insipido aleggia nella valle. È di acido solfidrico e di gas di acido carbonico. Questo è ciò che porta con sé l'acqua, insieme a una grande quantità di calcio, come qui a Pamukkale, del calcare di un bianco cangiante. Questo è il castello di stalagmiti, Pamukkale, tradotto letteralmente dal turco, castello di ovatta, forse castello di cotone è ancora meglio. Questa parete stalagmitica raggiunge i 150 metri. Sulle pareti, stagni di acqua calda poco profondi, con formazioni che a casa nostra possiamo osservare solo nelle grotte. Una gigantesca parete di calcare molto giovane, di un bianco accecante. Quando nel mezzo compare del grigio o del marrone, la sedimentazione è più vecchia. Scale, terrazze, vasche, giù per il pendio ripido, colme di acqua calda riscaldata vulcanicamente. Da millenni, forse da 14.000 anni, dall'ultima era glaciale, questa terrazza calcarea continua ad avanzare. Ai margini della terrazza un piccolo villaggio turco addormentato. Addormentato naturalmente nel senso buono, cioè non coinvolto nel movimento della città di Denizli. Denizli si trova ai margini del vulcano Onas Dag. Quel vulcano e la parete stalagmitica qui sono strettamente collegati. Entrambi in effetti traggono origine dalle grandi dislocazioni di terra che hanno aperto all'acqua la strada verso l'alto, inducendola poi a depositare qui il suo calcare. Questo fantastico semicerchio, lungo qualche chilometro, per l'esattezza 3 chilometri, oggi purtroppo è tagliato in due parti da una strada asfaltata. Questa è la parte superiore, piatta, con conche piatte. È sorprendente quanto siano solidi i margini di queste terrazze di calcare. Il calcare infatti si è formato lentamente, cristallo dopo cristallo, l'uno incuneato con l'altro in un insieme molto stabile, al contrario del calcare che si deposita in questa conca. Nella conca infatti si presenta sbriciolato e sabbioso. Dipendono molto dal flusso, dalla pendenza del pendio, le forme che andranno ad assumere le terrazze. Dalle microterrazze, le terrazze più minuscole, alle terrazze di vari metri quadrati con un diametro di vari metri. Molto piatte come qui o molto ripide direttamente sul pendio. Dipende da moltissimi fattori, dal contenuto di calcio dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di acido carbonico nell'acqua, dalla temperatura esterna, da tutto ciò dipende quali forme potranno svilupparsi. A volte sono delle conche minuscole che ricordano le scaglie che a loro volta strutturano le pareti. Sono sorprendenti queste forme lamellari o queste forme tonde e viscose che si presentano laddove ci sono spruzzi d'acqua. Certamente anche queste hanno contribuito a dare a questo luogo il nome di Pamukkale. Sono forme che ricordano i sacchi di lana. E dappertutto c'è un sorprendente raggruppamento di forme simili. Guardando più attentamente, e in seguito lo vedremo ancora meglio, queste forme non si sono sviluppate uniformemente, ma evidentemente con un certo ritmo, a volte più veloce, a volte più lento. I punti delle sedimentazioni più recenti sono evidentissimi, sono chiari, candidi.
E quando per un certo periodo non ci sono state più sedimentazioni, il colore si fa grigiastro. Particolarmente bello si presenta qui il ritmo delle conche. Purtroppo, e questo già da molto tempo, una parte dell'acqua viene deviata nei canali di irrigazione e perciò a queste concrezioni calcaree in via di formazione viene sottratta una grande quantità di calcare. Questi canali di irrigazione un tempo erano condutture di acqua calda. Hanno la stessa età degli insediamenti umani su questo altopiano. Risalgono all'epoca precristiana. Sono stati poi ampliati dai Romani, i quali naturalmente avevano scorto in questi luoghi la possibilità di costruire delle grandi e fantastiche terme, come queste che vediamo. Hierapolis, come gli antichi chiamavano questa città. Ai suoi tempi certamente non era solo una metropoli commerciale, ma soprattutto anche un centro termale. Un centro termale che non ha resistito alle tempeste, o meglio alle scosse telluriche di quei tempi. I terremoti hanno ripetutamente distrutto e raso al suolo questa città, una volta all'epoca di Nerone, poi nei secoli XIII e XIV. Dopo il grande terremoto all'epoca di Nerone, la città fu ricostruita ancora una volta così come la vedete qui. Ma dopo i pesanti terremoti nel XIII e nel XIV secolo, è rimasta distrutta. Queste sono le rovine. In parte sono state ricostruite dopo nuovi scavi. Quello che è molto bello è che si può ancora entrare nell'antica città senza acquistare un biglietto d'ingresso. E questi sono gli acquedotti dell'antichità. È da notare che non si tratta di canali retti, bensì serpeggianti, come se si volessero adattare al movimento dell'acqua. Oggi sono crollati in molti punti. Non sarebbe possibile attualmente convogliarci l'acqua. Essa si disperderebbe perché i terremoti che hanno tracciato grosse fratture attraverso tutto l'altopiano hanno distrutto ripetutamente gli acquedotti. In questo punto, per esempio. Ecco una frattura molto ampia causata dal terremoto, con una zolla sulla sinistra notevolmente abbassata e poi risale. Il contrario naturalmente non è facile, uno non è pronto a salti come questo. Dalle spaccature più profonde ancora oggi sgorga l'acqua calda. Acqua calda frammischiata ad acido carbonico, dalla quale continuano a salire bolle di gas. Non così calda però come il vapore della sorgente di Nazi. A Pamukkale la temperatura raggiunge al massimo i 40 gradi centigradi, mentre qui è al di sopra del punto di ebollizione. Alle grandi profondità si dovrebbero raggiungere temperature vicine ai 200 gradi centigradi. Nelle sorgenti di vapore la pressione è di circa 20-30 atmosfere. Qui c'è una compensazione nelle spaccature sottili, ma ciò nonostante si può osservare quanto siano grandi le riserve che sonnecchiano qui nel sottosuolo. Lo si può però osservare solo in primavera, quando l'ambiente è abbastanza fresco e quando affluisce acqua a sufficienza. In estate si cercheranno invano le sorgenti di vapore. Ma questi bagni a Pamukkale all'interno di un motel funzionano sia in estate che in inverno. Un antichissimo stagno per i bagni, che era già sacro agli antichi, è stato ben inserito nel cortile interno. È meglio nuotare tranquillamente, molto lentamente, perché la temperatura di 37 gradi centigradi affatica. Certamente è affascinante, colonne classiche, colonne ioniche nella piscina. Un ponticello in stile turco scavalca lo scarico. Una sensazione singolare. Si potrebbe quasi dire che due millenni ci stanno guardando. Lasciamo da parte il pathos, è semplicemente bello e rilassante stare seduti per ore in queste acque calde, soprattutto in primavera, quando fuori non fa ancora tanto caldo. E dappertutto acido carbonico che precipita immediatamente su tutto il corpo sotto forma di piccole bollicine. L'acido carbonico, tra l'altro, impedisce una crescita vegetale eccessiva in questi bagni. Per questo l'acqua è così chiara e pulita.
Solo pochissime piante riescono a vivere a queste temperature. Oggi si costruiscono delle terrazze sedimentarie aggiuntive. Ce n'era bisogno. Si stanno costruendo dei grandi nuovi bagni, dei bagni all'aperto. C'è una seconda stagione per Hierapolis. Anche se non tanto imponente come nel passato, ma abbastanza da attirare un numero sempre crescente di persone. Non solo verso i bagni, ma anche verso le terrazze sedimentarie. E non solo i mitteleuropei che arrivano in pullman, ma anche molti locali. L'accesso è ancora libero, con tutti i rischi, per la natura e per i visitatori. Davanti a tutti le nutrite scolaresche e sullo sfondo, lungo il pendio ripido, stanno sorgendo nuovi campeggi e motel. Un problema naturalmente, soprattutto là dove le nuove costruzioni disturbano l'antica armonia. Forse è utile costruire qualche terrazza artificiale, creare per così dire delle fondamenta artificiali. La sabbia calcarea viene utilizzata per costruire. L'acqua è magnanima, porta con sé tanto calcare che si può fare affidamento sul fatto che in pochi anni anche le terrazze artificiali somiglieranno molto ai loro modelli naturali, perché la crescita calcarea annuale è notevole. Ogni litro d'acqua contiene circa un grammo di calcio, deposita un grammo di calcio. È questo l'aspetto importante. Si tratta di circa 20 metri cubi di calcio al giorno. Ogni giorno sulle terrazze scorrono via 50.000 litri d'acqua. Metri cubi d'acqua, per intenderci. 50.000 metri cubi d'acqua al giorno e 20 metri cubi di calcio. Questo calcare ingloba residui di piante. La superficie formata da questi rami gettati via si incrosterà di calcare. Anche le erbe che crescono qui non sopravviveranno a lungo. E soprattutto se crescono nella conca sedimentaria, tutte le foglie risulteranno incrostate e pertanto isolate dalla luce e dall'aria. E per le piante è assai difficile sopravvivere in questo habitat di concrezioni calcaree. Per fortuna anche la cartaccia gettata via, la spiga di mais mangiucchiata e persino i frammenti di vetro si ricoprono di questa crosta e scompaiono nel bianco del paesaggio calcareo. Una specie di autopulizia della natura. Naturalmente la precipitazione del calcio dipende da vari fattori. In queste conche calde il processo è relativamente rapido. Questo filo d'erba giace forse da 6 mesi in questa conca di acqua calcarea calda e l'incrostazione raggiunge già alcuni centimetri di spessore. Qualsiasi ramoscello gettato via diventa degno di nota. Sarebbe davvero strano se non si sfruttassero queste caratteristiche dell'acqua calcarea per l'industria dei souvenir. Sono semplici vasetti di argilla che sono stati posti nell'acqua per qualche settimana e mostrano ora una crosta di un bianco cangiante. Naturalmente ci sono anche le cartoline, come pure i tappeti, ma l'attrazione sono questi vasi bianchi. Ci sono delle forme molto semplici e antiche, per i gusti più raffinati ci sono anche queste forme decorate con tappi a corona e pizzi di lamiera. L'acqua non si ferma neanche davanti all'antica città di Hierapolis. Questi sacrari funebri nella necropoli sono circondati da calcare per un'altezza di 2 metri, cioè maggiore di quella dell'uomo. Sullo sfondo la città antica e la gigantesca terrazza di calcare che forse rappresenta un quinto di tutta la conformazione
che con le sue propaggini a forma di dita lunghe chilometri si protende nel paesaggio. Al di sopra di queste propaggini corrono i canali di irrigazione. Vengono sorvegliati dal guardiano delle acque. È interessante che questi canali corrano sulla cresta più alta e, per così dire, provvedano autonomamente alla manutenzione del loro letto con le precipitazioni di calcare sul fondo e sulle pareti laterali. Se l'uomo dà una mano e impedisce le fuoriuscite laterali, le cose andranno bene per millenni. C'è però un pericolo. I campi risentono del calcare, mentre alle terrazze di calcare si sottrae la possibilità di crescere che avrebbero invece se l'acqua continuasse a scorrere su di esse. In controluce appaiono allora in varie tonalità di grigio, contrariamente a queste terrazze sedimentarie vive, se così si può dire, con il loro fine rivestimento di scaglie di calcare. Per ogni decimetro quadrato ci sono da 100 a 150 di queste minuscole scaglie. Tutto l'altopiano è ricoperto di calcare. All'interno di queste conche c'è questa sabbia calcarea granulosa. Una crescita media annua di circa un centimetro, ma le medie sono sempre poco attendibili, specie se non si tiene conto anche dell'attività delle piante. In effetti esiste tutta una serie di piante che contribuisce costantemente allo sviluppo di quest'opera. Soprattutto questi minuscoli organismi monocellulari che appaiono come una crosta nelle tonalità del giallo e del bruno. Si tratta soprattutto di alghe. Dove l'acqua non è troppo calda, si presentano persino le alghe azzurre filiformi, le quali contribuiscono anch'esse a secernere il calcio e a rafforzare la costruzione. Dove l'acqua è molto tranquilla, ancora oggi è possibile trovare qualche volta una tartaruga palustre. Questo è uno di quei vasi di pamucale. Nell'acido cloridrico il calcare si trasforma, si scioglie. Dopo qualche tempo riapparirebbe quello che è alla base, cioè i tappi a corona e i pizzi di lamiera. Qui una parte si è aperta. Questo è un aspetto. E questo è l'altro, quello naturale. Foglie di alloro incrostate di calcare, frammenti di vetro incrostati di calcare, e qui persino una sorta di calendario in questa formazione di crosta calcarea. Un calendario che però bisogna prima imparare ad interpretare. Anche qui non si può dire fin dall'inizio quali siano nel dettaglio le varie connessioni. Questa era Pamukkale, il castello sedimentario nell'Asia Minore. Ecco ancora una volta le terrazze sedimentarie con la loro singolare struttura ritmica, sviluppatesi dal basso verso l'alto, cresciute da dietro in avanti, presso una grande spaccatura che raggiunge grosse profondità. Una struttura unica a questo mondo, anche se ci sono delle terrazze sedimentarie simili in Nuova Zelanda o nell'America del Nord. È un buon motivo per dare un'occhiata a Pamukkale.
Burghalle einmal anzuschauen.